ragazzi, reaction tutti quanti carichi e pimpanti nel canale. Un altro bel pomeriggio da sorseggiare insieme con Nila, che è sempre più presente nel canale. Adesso la metto sempre all'inizio perché vuole salutarvi anche lei, appunto, e presentare le notizie di giornata. Oggi c'è qualche bombettina, qualche stivellata, quindi faccio il preludio nel pomeriggio e poi nella sera ne sparerò qualcun'altra, perché sembra, ma anche se il mercato è finito, c'è tutto il discorso degli svincolati. E poi si sta già programmando per giugno, perché comunque la Juve deve assolutamente rifarsi la cute e tornare ad essere una grande squadra. Quindi non bastano i due acquisti che abbiamo fatto. Sapete benissimo che siamo ancora a corto di centrocampisti, di un centrale e di un terzino sinistro. Partiamo con i saluti, con i primi ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti nella community. Lo Stefano Magno vi accoglie con un caloroso abbraccio e un grande bacio. E poi un altro salutone calorosissimo a tutti quegli iscritti che tanto mi seguono. Tra questi, Seba. Un bacione, ti voglio bene. Grazie veramente di essere sempre con me. Allora, oggi la stivellata riguarda Szczęsny. Ebbene sì, perché il nostro portierone, diciamo, aveva cominciato male la stagione e subito era stato subissato di critiche ed era stato accostato ad altri club, tra cui Arsenal e Tottenham. E appunto sembrava che Gigio Donnarumma, col suo malcontento al PSG e il fatto che doveva comunque alternarsi con Navas, sempre più titolare, nonostante i suoi 10 milioni di ingaggio, potesse arrivare alla Juve, quindi già a gennaio, con un prestito oneroso, e perché comunque Raya aveva già incassato le commissioni dal PSG e poteva tranquillamente sfruttare la Juve per accasare Donnarumma in prestito e prendere altri baiocchi. Non è stato così, e quindi la Juve ha dovuto comunque tenersi Szczęsny e Perin come secondo portiere, che in quel momento lì aveva accettato a pieno carico appunto il suo ruolo, ma durante la stagione si è un po' spazientito dal fatto che gli è stato dato poco spazio, anche partite molto poco rilevanti. E quindi sta pensando di nuovo, e quindi siamo alle solite, di abbandonare la Juve da giugno in poi. Quindi, appunto, i bianconeri si sarebbero appunto messi in contatto con due portieri su tutti: uno è Davide Ospina del Napoli e l'altro è Sirigu del Genoa, che comunque dà molta affidabilità. È stato, come sapete, terzo portiere della nazionale di Mancini all'Euro 2020, è stato fondamentale nel ruolo di chioccia per Donnarumma. E quindi, anche se non dovesse essere un fenomeno in porta, comunque dà un certo spessore come secondo portiere. C'è da vedere se lui appunto è disposto a fare il secondo, visto che comunque ha già 38-39 anni, potrebbe anche accettarlo sinceramente, oppure ha qualche ambizione in più di fare il primo. Invece per quel che riguarda Ospina, dubito anche lì che faccia il secondo, però appunto sono nomi che sono stati buttati lì nel calderone. Potrebbe anche darsi che Szczęsny non rimanga, la cosa è un po' difficile soltanto per l'ingaggio, perché prende 6 milioni e mezzo. Dato che c'è stato il ritocco di Paratici, che ha tra l'altro ritoccato, come sapete, Ramsey, Rabiot, Sandro e tanti altri, facendo una grande cavolata e ricoprendosi di debiti. Però appunto ecco, questa è la notizia da mettere lì nel taccuino, capire un po' se è fattibile. A me sinceramente non dispiacerebbe. Davide Ospina è un grande portiere, molto affidabile, e comunque se il Napoli è a quei livelli lì lo deve anche a queste grandi parate, questi salvataggi ad ogni partita di Davide Ospina, che ricordiamolo è comunque il portiere titolare della Colombia, e sinceramente in questo momento qui è ancora più forte di Meret. Non me ne voglio, Meret è un portiere che secondo me potrà fare benissimo nella storia della nazionale, e spero che in futuro abbia un po' più di spazio. Però chiaramente capite anche voi che Ospina è veramente un ottimo secondo portiere, quindi starà a lui decidere cosa fare. Ecco, quindi questa è la prima notizia di giornata, e poi volevo innanzitutto parlare anche della partita col Verona. Si aspetta veramente una battaglia. Domani ci sarà la conferenza stampa di Allegri, e quello che mi auguro io è che il nostro tecnico cominci ad entrare in clima a febbraio, perché ricordiamocelo, oltre a Verona-Atalanta arriverà anche il Villarreal in Spagna, e sarà veramente dura andare di sicuro a far punti, a vincere là, e magari anche non perdere. Già quello sarebbe un ottimo risultato. Però il problema è che quest'anno non contano più i gol in trasferta, quindi anche lì non c'è molto da scusarsi, no? Bisogna buttare la palla dentro il più possibile, cercare di vincere la partita, e quindi pareggi con reti non servono più a niente, ecco. Quindi sarà ancora più dura quest'anno averla meglio anche su squadre magari tignose come Villarreal, Lione, Porto, perché non hai neanche più quel vantaggio lì. E niente, quindi io mi auguro che Allegri cominci già a imbastire un gioco con trasmissione di palla veloce, perché in Champions il Villarreal veramente sarà un osso duro. Abbiamo visto quello che ha fatto con lo United, quello che ha fatto con il Villarreal, quanto ha vinto facilmente con lo Young Boys in Svizzera,
è una squadra tosta da non sottovalutare, quindi io mi auguro che già adesso, appunto, Massimiliano Allegri cominci già a calarsi nei panni di un allenatore serio, che non vada avanti ai giornalisti soltanto per fare la battutina o per avere un po' di audience, ma che dice che le cose come stanno e comincia a farsi un mea culpa e andare ad analizzare appunto i dettagli che servono per migliorare questa squadra. E poi mi auguro chiaramente che partano assolutamente titolari Vlahovic e Zaccaria, ne abbiamo bisogno. Arthur comunque pronto nel caso appunto in cui Zaccaria non ce la faccia per 90 minuti, con Locatelli assolutamente da mettere insieme a Zaccaria davanti alla difesa. E poi probabilmente la formazione è quella che abbiamo già dato precedentemente, penso 2-3 giorni fa, quando abbiamo fatto la formazione probabile, e mi auguro appunto che giochi Pellegrini sicuramente, Danilo, De Ligt e Chiellini, molto probabilmente perché Bonucci non c'è, con Locatelli e Zaccaria, come ho detto, da dig davanti alla difesa, con Locatelli con più compiti da regista, mentre Zaccaria più da incursore, da mezzala, se vogliamo, anche se dovrà essere nel duo. E poi in attacco molto probabilmente avremo Cuadrado, Dybala, Morata e Vlahovic, quindi sarà comunque un 4-2-3-1 varato da Allegri, che spero dia i suoi frutti, anche perché dobbiamo cominciare veramente a votare la squadra all'attacco, perché altrimenti non riusciremo mai ad aumentare la nostra media gol. E soprattutto, anche con un cannoniere come Vlahovic, non è detto che riusciremo a diventare più prolifici, perché dipende solamente ed esclusivamente dall'approccio mentale all'inizio partita contro chiunque sia l'avversario, e soprattutto da come andiamo a riempire l'area. Come dico sempre, io mi ispiro molto al basket, perché alla fine il calcio è molto simile al basket. In questo sono d'accordo con Allegri, perché alla fine quello che conta è arrivare in maniera pulita, anche in transizione magari all'area avversaria, e poi cercare di velocizzare la circolazione di palla in modo da trovare buchi nella difesa. E quello è l'obiettivo che deve fare la Juve, però non con uno o due giocatori in area, con 5-6 giocatori in area, in modo tale che anche se arriva una palla sporcata in area, c'è qualcuno a fare un batti e ribatti, un tap-in sotto porta. Perché a volte bisogna segnare anche così, bisogna segnare di rapina, non puoi segnare sempre pulito, con un tiro da fuori, un cross, un colpo di testa, un assist e gol direttamente. Molto spesso in partite così chiuse, dove sono squadre che veramente mettono in pugno davanti all'area e ripartono, soprattutto in Serie A, che è un campionato molto tattico, e bisogna assolutamente giocare anche con malizia, perché se altrimenti non riesci a svignartela, insomma a sgavignartela. Quindi questo è quello che spero, mi auguro che la Juve entri in campo con una grande mentalità vincente, con la voglia di aggredire l'avversario già alto, cioè da quando è in difesa, anche cercando di non farlo uscire appunto in disimpegno, e poi quando ci chiudiamo in difesa cercare assolutamente di non rimanere bassi, ma allargare più velocemente possibile il gioco, a volte anche verticalizzando centralmente, non soltanto di lato, perché una volta che tu giochi sempre di lato nelle ali diventi prevedibile. Quando passi per vie centrali è molto più difficile, perché tu fai in modo che la difesa si schiacci dentro per chiuderti e lasciano aperte le fasce. Quindi devi comunque giocare a fisarmonica, devi comunque cambiare tematica di gioco, altrimenti sei prevedibile. Ditemi anche voi la vostra, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un bacione anche da Nila, che vuole tanto bene, e fatemi sapere che voi siete salutato.